Stiamo giocando il torneo dell'oratorio. Questa è una grande squadra, partita molto molto difficile, complicata. Si va sotto, si subiscono dei break, poi si fanno, insomma. Però la cosa importante poi nei playoff, in particolare nelle finali, è vincere le partite. Insomma, siamo partiti col piede giusto. Ora mercoledì si va subito a Civitanova e anche lì sarà una grande battaglia. Sì, sarà ancora più dura perché giustamente in casa loro cercheranno di sfruttare il fattore campo. Sarà ancora più dura. Noi siamo già riusciti in stagione a vincere lì. Sarà difficile, ma ci proveremo, insomma. Sarà una partita molto molto complicata, ancora più complicata di oggi, perché batteranno ancora meglio, faranno tutto ancora meglio, quindi, ma bello, bello giocare queste partite. È stato più difficile affrontare Trento o Civitanova per quanto riguarda la difesa in queste ultime due gare? Ma in realtà dipende sempre molto anche da come batti, da come muri, da tanti fattori. Loro sicuramente, Civitanova ha degli attaccanti di altissimo livello, quindi forse che tirano forse ancora più forte di quelli di Trento, che sono forse anche fisicamente un po' più piccolini, ma forse un po' più tecnici. Però insomma, da gusto poi difendere, ricevere i palloni quando arrivano così forti, insomma, io vivo per questo, è quello che mi piace fare, insomma. Più forte arriva la palla, più bello è. Un solo aggettivo per il pallavangelista di oggi. Ma veramente fantastico, eccezionale, ci ha aiutato tantissimo. Io lo dico, l'avrò detto mille volte, questo pubblico ci aiuta tantissimo, soprattutto nei momenti di difficoltà. E noi è lì che abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Perché quando i set vanno bene, i momenti buoni, insomma, lì la partita va da sola. Il pubblico è importante, soprattutto nei momenti di difficoltà, il nostro pubblico c'è sempre.